le immagini del blitz di Venezia.com per lanciare la manifestazione di domenica contro l'esodo da Venezia. Noi della Lega l'avevamo previsto, e questo è il commento del governatore veneto Zaia l'indomani della vittoria di Donald Trump. La rivolta in consiglio comunale contro i divieti per le biciclette in centro storico, la consigliera PD Sambo, cittadini della terraferma discriminati. Tre famiglie narcotizzate durante la notte, derubate a Valle di Chioggia, caccia ai banditi che potrebbero essere gli stessi. Reati predatori, il nuovo comandante dei carabinieri si presenta alla città e lancia un messaggio: è fondamentale la collaborazione con i cittadini anche attraverso le segnalazioni. A due giorni dalla festa di San Martino, l'esperto Brando Lisio pone l'attenzione su come si stiano perdendo sempre di più le tradizioni di un tempo. Acqua alta, previsti due picchi in settimana, al centro maree del comune segnala 105 centimetri giovedì e venerdì. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Come avete sentito anche dai nostri titoli in apertura, torniamo a parlare dello spopolamento di Venezia e lo facciamo attraverso un blitz avvenuto proprio questa mattina da tanti sostenitori della città di Venezia per lanciare soprattutto la manifestazione che si svolgerà domenica per dire no allo spopolamento. Il blitz scatta attorno a mezzogiorno. Ad agire sono poche persone, ma che a bordo di quel barchino non ci sia una folla non deve trarre in inganno. Dietro di loro stamattina c'è un numero enorme di associazioni veneziane e persino di Mestre, associazioni spontanee di cittadini che non si sono rassegnati al destino della propria città. Quando si dibatte dei mille problemi che affliggono Venezia e la sua terraferma, a volte ci si dimentica di quello che invece rappresenta il problema dei problemi. Venezia perde abitanti. Un'emorragia drammatica nei numeri, devastante negli effetti, dai quasi 150.000 abitanti dei primi anni 50 ai 55.000 scarsi attuali, lo spopolamento sta trasformando Venezia in una Disneyland per turisti o, secondo la definizione più angosciante, in una sorta di Pompei. La barca attracca all'isoletta di San Secondo, un luogo strategico di fianco al Ponte della Libertà. Chiunque entra o esce da Venezia, e sono decine di milioni all'anno oramai, vedrà ciò che Matteo Secchi e gli altri attivisti di Venezia.com stanno allestendo. Lo Sessione è un blitz che è a contorno della manifestazione di sabato prossimo, Venexodus. Venexodus è un gioco di parole, deriva da Venezia, naturalmente, Exodus, e simboleggia naturalmente l'esodo dei veneziani. E mettiamo questo striscione per far ricordare ai membri dell'amministrazione attuale, che quasi tutti abitano dall'altra parte del ponte, quindi ogni giorno vengono qui a lavorare prendendo il ponte della libertà e attraversandolo, quindi ogni giorno loro si vedranno questa scritta per fargli ricordare che devono assolutamente metterci mano al problema dello spopolamento di Venezia. Il 10 settembre i giovani di Generazione 90 hanno sfilato lungo Strada Nuova fino ad un altro simbolo della Venezia che sta scomparendo, il mercato del pesce di Rialto. Tutti armati di carrelli della spesa, un oggetto quotidiano preso a emblema della residenzialità, della resistenza di chi testardamente non si rassegna alla cacciata di massa imposta dalla nuova forma di grottesco villaggio vacanze che si vorrebbe far assumere a Venezia in spregio a secoli di storia, arte e cultura. Sabato i carrelli saranno sostituiti dalle valigie. Da Campo San Bartolomeo a Ca' Farsetti, i veneziani, ma ci saranno anche diversi mestrini, sfileranno con i bagagli pronti davanti al comune per porre una domanda sola: togliamo il disturbo? C'è ancora speranza per Venezia? Finché ci siamo noi sì, poi non lo so, perché la situazione è abbastanza grave, per poi noi ci facciamo del nostro meglio per migliorare. Ed ora tutte le voci delle associazioni di veneziani e mestrini che si stanno preparando alla grande manifestazione. Bisogna fare delle scelte politiche, ascoltando i cittadini veneziani e non soltanto gli interessi evidentemente dell'economia turistica, che pesa, è importante, ma non è l'unica dinamica che può essere considerata. Le tantissime associazioni che sabato sfileranno polemicamente armate di valigie contro lo spopolamento di Venezia si confrontano. È ancora possibile arrestare l'esodo? Il turismo è davvero l'unica voce di economia possibile in questa città? Sono interrogativi che animano il dibattito. L'iniziativa di sabato prossimo va proprio su questo canale, su questa strada. Propone alcune soluzioni, alcune riflessioni su come si può ritornare indietro e restituire Venezia ai veneziani.
Ed eccole alcune proposte: alzare le tasse a chi affitta appartamenti ai turisti e abbassarle a chi affitta ai residenti. E ancora, vendite ai non residenti strettamente vincolate all'uso personale o col divieto di affittare o rivendere per 20 anni, se non a prezzi calmierati decisi dal comune. Se alcune di queste soluzioni possono apparire fantasiose, sappiate che si tratta di norme in alcuni casi in vigore in Europa, negli Stati Uniti o in Canada, in Australia o in Nuova Zelanda, perché non a Venezia? Sono tanti i suoi coetanei, per esempio, che stanno pensando di andare via da Venezia. Sono molti, perché l'affitto costa veramente tanto, quindi se non si ha una famiglia che è proprietaria di un appartamento è veramente quasi impossibile riuscire a resistere a Venezia. Tra le associazioni c'è anche chi di fronte a tanti appartamenti pubblici vuoti entra in azione. Negli anni una delle pratiche che è stata scelta e portata avanti tuttora dall'Assemblea è quella dell'occupazione degli immobili sfitti, vuoti e inassegnabili del patrimonio pubblico ATER in città. Ma la galassia dell'associazionismo veneziano è estremamente variegata, per certi versi ogni sua componente ha uno specifico ambito di azione. Ci muoviamo sul campo, insomma, togliendo il graffitismo vandalico e cercando di ricostruire la toponomastica originale. Alla manifestazione parteciperanno anche associazioni della terraferma. Se Venezia piange, Mestre non ride. È importante specificare che il problema dello spopolamento è grave, c'è da tantissimi anni e comincia a riguardare anche Mestre. E questo è proprio l'argomento al centro del quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana per chiedere la vostra opinione, visto che siamo proprio nel caldo della questione in vista della manifestazione. Venezia e Mestre si spopolano, come intervenire secondo voi? Potete dircelo attraverso un sms al 340-3218-770 o, se preferite, inviandoci un'email a venezia@reteveneta.it e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ma in qualche modo continuiamo a parlare di questo popolamento, lo facciamo sotto un'altra chiave di lettura, ovvero quella delle tradizioni. A 2 giorni, infatti,